Cari amici di Opera Classica, ben trovati, benvenuti in questa nuova diretta Instagram. Stasera abbiamo un giovane soprano molto molto talentuoso che ho l'onore e il piacere di avere qui ad Opera Classica. Lei è Chiara Isotton e andiamo subito a contattarla per ascoltare il suo fantastico, strepitoso, stupendo racconto musicale. Prima di ogni altra cosa, io ringrazio tutti quelli che parteciperanno nella live chat, commentate con le emoticon, con qualche commento. E grazie sempre a tutti quelli che si stanno iscrivendo ai miei social. Siete tantissimi, grazie, grazie veramente. Andiamo subito da Chiara. Ciao, benvenuta ad Opera Ciao. Classica, è un grandissimo piacere averti qui. Grazie infinite, grazie mille per l'invito. Mi fa un sacco piacere essere vostra ospite, ecco. Anche a me, tantissimo, tantissimo. Tra l'altro spero tanto che commentino con tante emoticon, non so, ci scatenano a volte con le emoticon, quindi mi raccomando, Ecco, cioè, ecco, stanno iniziando 100%, poi scatenatevi. bene. Bene, bene, bene. Allora, Chiara, la domanda che è proprio d'obbligo per aprire Opera Classica è: come hai scoperto la tua voce da soprano? Beh, allora, diciamo che io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove la musica è sempre stata pane quotidiano. E, vabbè, i miei genitori non sono musicisti, però comunque la musica è sempre stata parte integrante della mia formazione, perché da bambina ho cantato in un coro di voci bianche nel mio paese e quindi. Aspetta, che ho telefonato in arrivo nel mentre. E quindi, insomma, è stato tutto molto, molto spontaneo e naturale. Ovviamente, con il passare degli anni, anche la voce è cresciuta, e da lì ho iniziato a studiare canto nella scuola, appunto, di musica della mia città, nella scuola Miari, si chiama, di Belluno. E da lì è un po' iniziato tutto, un po' così, timidamente, poi ha preso sempre più piede, finché non è diventata la mia vita. Ecco, ma tu quando hai preso consapevolezza del tuo strumento, comunque di essere un soprano e sapendo anche un po' a questo strumento interno, perché diciamo gli strumenti esterni sono strumenti appunto che noi vediamo, questi interni sono strumenti che a parte sono super super delicati e vanno sempre costantemente esercitati, però quando tu hai preso coscienza di questo dono che avevi, conoscendo anche il passato legato all'opera, diciamo di tutto quello che è trascorso nel cammino di chi aveva appunto questo registro sopranile, qual è stata la responsabilità più grande che hai sentito nei confronti del tuo strumento, quando sei stata consapevole della grandezza del dono, insomma. Ma diciamo che queste sono consapevolezze che crescono insieme a noi e più si cresce, cioè io credo che non si finisca mai, ecco, di rendersi conto ovviamente anche della fortuna che abbiamo avuto magari a ricevere questo dono che va appunto curato, perché io ci tengo sempre a dire che, ahimè, la natura abbandona abbastanza in fretta e quindi bisogna avere veramente l'accortezza di studiare, di restare sempre molto, come posso dire, sì, molto sul pezzo, ecco, in modo da non perdere mai. Perché veramente, come ben dicevi, il nostro, cioè, non è uno strumento, che voglio dire, uno ci mette un po' d'olio e sistema i pistoni oppure cambia la corda e è tutto a posto. Questa è una manutenzione, ecco, chiamiamola così, che va tenuta secondo me con uno stile di vita molto sano, parlo insomma per esperienza mia con, come posso dire, una routine anche sia di esercizi, di cose e non solo vocali, ma anche magari fisici, una dieta curata, insomma bisogna prendersi cura del corpo e quindi di conseguenza ci si prende cura anche della nostra voce, questo. Ecco, sì, tra l'altro voi, io vi vedo un po' come degli atleti della voce, diciamo, quanto tempo appunto ti alleni quando puoi, insomma. Beh, allora, diciamo che io vado sempre male a quantificare le ore di Ah. studio che faccio, perché dipende moltissimo anche dalla tipologia di studio, perché a me pare sempre di non lasciare mai, di non avere un minuto in cui stacco la mia testa dallo studio. In realtà, ovviamente no, perché comunque, come posso dire, la sì. È ovvio, cioè la vita poi ecco, è
normale. Diciamo che io cerco di studiare ogni giorno, cerco di prepararmi molto bene con un pianista, con un maestro preparatore, con i miei maestri, insomma, e questa cosa mi aiuta moltissimo. Quando appunto, poi quando sono a casa, cerco comunque di esercitarmi, vocalizzi in modo da curare sempre la tecnica e tanto studio, poi comunque non è solo vocale, anche per me è un approfondimento musicale. Magari a volte mi metto, non so, la sera e cerco di vedermi bene le partiture, oppure magari cerco così di approfondire anche a 360 gradi, magari non lo so, il personaggio che andrò a interpretare o questa cosa. Quindi è proprio così, penso che sia uno studio non stop, quindi vado male a quantificare le ore di studio perché mi sembra appunto così che la vita sia incentrata in questo momento. Assolutamente. E quindi qual è stato dalla scoperta della voce, poi hai parlato del coro di voci bianche, qual è stato poi un po' il tuo percorso di studi? Beh, allora da lì diciamo che io facevo poi il liceo quando ho iniziato a studiare appunto canto lirico in questa scuola di musica della mia città. Da lì poi sono andata a studiare al Conservatorio di Venezia, al Benedetto Marcello, perché mi ero trasferita a Venezia per fare l'università e quindi da Belluno non era proprio comodo, quindi insomma mi sono trasferita giù, ho studiato lì. E poi ho avuto l'immensa fortuna di incontrare nel mio percorso veramente degli insegnanti meravigliosi. Penso veramente, per esempio, la mia grande fortuna è stata di vincere, di essere fra i vincitori del concorso Città di Spoleto, quello della Comunità Europea, e lì incontrare il maestro Bruson, che poi ho incontrato anche all'Accademia del Teatro alla Scala, dove appunto mi sono perfezionata nel biennio 2013-2015. Poi ho avuto cioè, ho l'immenso onore, insomma, di conoscere, di frequentare veramente persone che donano continuamente qualcosa, ecco, insomma, alla mia formazione. Quindi sono veramente, ecco, molto, molto, molto felice di tutto questo. E credo che appunto non finisca mai il momento, ecco, di studio che si ha. Ecco, Poi, assolutamente. per esempio, sì, fra le persone con cui appunto ho avuto l'immensa fortuna di studiare, c'è anche la signora Kabaivanska, che per me, insomma, come essendo anche della mia stessa corda, comunque devo dire che fa molto, ecco, insomma, ma veramente anche il maestro Paolo De Napoli, cioè ci sono tante persone che hanno contribuito, ecco, alla mia formazione. Bello, bellissimo, poi tra l'altro che nomi, che nomi. Ecco, ma da delle colonne dell'opera cosa si impara? Cioè, quando tu hai visto la Cabaimasca, Brusone, insomma, come, che impatto è stato? Beh, io credo, no, si impara moltissimo. Io credo che si impari veramente oltre l'aspetto tecnico, l'aspetto musicale, ma si impara ad affrontare questa vita, affrontare il palcoscenico e anche, secondo me, l'approccio giusto che bisogna avere nei confronti di questo lavoro, di questo mestiere, che credo che sia veramente fra i più belli del mondo. E l'aver appunto avuto la fortuna di studiare con persone di tal calibro mi ha aiutato, ecco, così ad affacciarmi a questo fantastico mondo. Bellissimo, poi mamma mia, dei nomi che sono veramente una garanzia di Sì, tutto assolutamente. nell'opera. Nell'opera. E quindi attualmente qual è il tuo repertorio, Chiara? Il più bello, no, no, diciamo adesso sono reduce dal debutto in Fedora, quindi sì, mi sono, diciamo così, vedo che la mia voce si sta sviluppando in questo repertorio. Diciamo, ecco, io mi trovo molto bene in un certo tipo di Verdi, in un certo tipo di verismo, comunque con un approccio sempre molto, molto cauto, ecco, non voglio bruciare le tappe. Sono felice che anche appunto un debutto come questo di Fedora sia arrivato in un momento, secondo me, giusto, ecco, per la mia formazione anche così vocale. Poi sono stata messa nella condizione ideale per poterlo fare, perché io comunque ero cover in questa produzione. Ma la fortuna grande è stata di essere diretta da un maestro come il maestro Marco Armiliato, che per me veramente è uno dei più grandi in assoluto, e quindi per me è stato veramente un grande onore, e devo dire che
che mi sono sentita veramente sostenuta dalla prima all'ultima nota, quindi, e non è cosa da poco in un debutto così importante, ecco. Quindi appunto il mio Assolutamente. repertorio varia da Tosca, da Trovatore. Il prossimo anno poi debutterò L'amore dei tre re, sempre al Teatro alla Scala. E prossimo anno, ah sì, debutto anche come Margherita nel Mefistofele di Boito a Toulouse. Quindi insomma ci sono un po' di debutti importanti che mi attendono e che non vedo l'ora, ecco, di portare in Assolutamente, scena. ma com'è cantare alla Scala? Fa paura? Allora, no, devo dire che umilmente mi sento un po' figlia della Scala, perché appunto avendoci studiato e avendoci, cioè, lavorato anche per tanti anni, perché io ho fatto appunto il biennio di studio 2013-2015, ho debuttato alla Scala nel 2015 come sacerdotessa nella Ida diretta da Zubin Mehta, e da lì praticamente, sì, ogni stagione ho sempre lavorato facendo piccoli, piccoli ruoli, piccoli, sì, dei ruoli di comprimariato. Adesso è arrivato appunto questa bellissima occasione dove ho potuto debuttare un ruolo principale, e devo dire che la Scala è un teatro come non ce ne sono al mondo. Cioè, io sono fermamente convinta che ogni asse di quel palcoscenico, che ogni centimetro di velluto che ricopre veramente il sipario o le sedie, ecco, insomma, abbia sentito i più grandi, che là dentro si sia fatta veramente la storia dell'opera. Quindi è normale che le gambe tremino e che comunque. Sì, è che comunque ci sia, insomma, uno sente un grande bagaglio sulle proprie spalle, proprio di così, del passato anche, no? Però allo stesso tempo non è un peso che grava, ma è anche, come posso spiegarmi, è anche una fonte di energia, perché veramente uno si sente messo proprio nella condizione ideale per poter fare musica nella maniera migliore possibile, perché si ha la fortuna di lavorare con l'orchestra, cioè io non lo so, cioè, ha un suono così bello l'orchestra del Teatro alla Scala che non si può dire nulla. Il coro è strepitoso, le maestranze non ne parliamo, quindi veramente uno si sente accolto, si sente supportato, ma veramente da come entra dalla portineria e fino al momento in cui veramente va in palcoscenico. E devo dire che la grandezza di questo teatro proprio si vede anche da queste cose. Poi è ovvio, ripeto, le gambe tremano perché uno sa benissimo la storia che c'è alle spalle, comunque il pubblico è esigente, però è esigente e generoso allo stesso tempo, perché poi sa veramente premiare. E io credo che quando, insomma, da interprete si riesce a donare quello che si ha dentro, il pubblico lo percepisce, quindi può magari apprezzare, ecco. Ok. Ma tu quindi quali sono i ruoli che hai già debuttato, Chiara? Vabbè, adesso sicuramente Non ti dei preoccupare, quelli ti ricordi. ruoli principali, beh, ho debuttato Tosca, ho debuttato Trovatore, adesso la Fedora, e ho debuttato Suor Angelica, che è un altro ruolo che poi sono felicissima di tornare a reinterpretare la prossima stagione a Tokyo, e sono veramente molto 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 felice di farla. E poi che ruoli principali ho fatto? Ah sì, ho fatto la Mimì della Bohème, e sì, qualche anno fa ho fatto con una bellissima tournée in Giappone, e poi appunto, come ti dicevo, ho debuttato alla Scala, ho fatto parecchi ruoli appunto di comprimariato, dove l'ultimo è stato al 7 dicembre dell'anno scorso, dove ho fatto la dama della Lady Macbeth nel Macbeth, e anche lì è stata una produzione indimenticabile, perché insomma, al fianco di Anna Netrebko, di Luca Salti, Francesco Melli, Ildar Abdrazzacov, veramente è stato, cioè, un cast meraviglioso, poi diretti dal maestro Chailly, con la regia di Davide Livermore. Veramente, ecco, sono quei momenti che restano, ecco. E quindi questo, insomma, sicuramente mi sarò dimenticata No, ti preoccupare. qualcosa.
Non ti preoccupare. Ecco, Non tu posso mi hai dire. nominato nomi importanti di direttori come Riccardo Sì. Sciagli, il maestro Marco Armiliato, ma voi lavorate appunto tanto tempo a contatto con il direttore d'orchestra, con il cast e anche adesso con la figura del regista che è diventata molto importante per le opere liriche nella nostra contemporaneità. Come riuscite a trovare, diciamo, un accordo professionale per andare d'accordo, insomma, per proseguire durante i lavori? Perché ovviamente noi quello che vediamo in scena è soltanto la fine di un percorso lunghissimo. Certo, beh, è la musica che parla, quindi quando si parla lo stesso linguaggio è facile trovare un accordo, anche magari partendo da idee magari diverse, però quando si lavora con un linguaggio comune, poi è facile appunto, cioè facile, insomma, si arriva a parlare la stessa lingua, ecco. E devo dire che lavorare con i nomi anche che hai citato, che sono alcuni, insomma, di quelli con cui ho avuto la fortuna di lavorare, veramente è una cosa arricchente e uno porta a casa veramente ogni volta un'esperienza nuova, quindi e soprattutto un insegnamento nuovo. Quindi questo veramente io credo che sì, mi sento privilegiata, ecco, nell'aver potuto lavorare con questi nomi, ma penso sempre di periodo, insomma, le cose fatte alla Scala in questi anni, ho avuto la fortuna di lavorare anche con Nello Santi, che ora purtroppo non c'è più, e si parla di una vecchia scuola di direttori d'orchestra che veramente ha fatto la storia dell'opera. Quelli adesso, appunto, con cui ho la fortuna di collaborare, sono anch'essi veramente re di questa tradizione. È per questo che diventa quasi semplice, no? Perché veramente è tutto fatto nel rispetto della musica, nel rispetto della partitura e nel rispetto di quello che, insomma, l'autore magari può volere, ecco. Ok. Invece sulla regia, magari oltre dei costumi che magari se ti sono piaciuti o meno, hai mai avuto problemi proprio relativamente al modo in cui c'è cioè, di cantare? Ti ha mai dato problemi una regia finora, ovviamente senza fare nomi, giusto così, un discorso generale? No, 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 assolutamente no, perché anche qui devo dire, mi reputo molto fortunata perché comunque ho fatto delle regie non sempre anche classiche, ecco, nel senso così. Proprio, sì, ma ho avuto la fortuna di lavorare comunque con registi, amanti del canto, amanti della musica, quindi. Magari mi venivano chieste anche azioni che così sulla carta potevano sembrare così aiuto come faccio, ma in realtà mai nulla che andava a intaccare comunque l'esecuzione musicale. Quindi veramente io credo che questo faccia la differenza, ecco, io anzi ne sono proprio sicura. Poi veramente bisogna essere, secondo me, molto aperti così, a costruire qualcosa nello spettacolo. Io, appunto, adesso sarà perché è l'ultima esperienza che ho avuto, ma la fortuna di lavorare, per esempio, con Mario Martone in questa Fedora, per me, cioè, e vederlo lavorare, vederlo montare questo spettacolo, veramente mi ha insegnato moltissimo. Quindi veramente, io credo che quando si rispetta la musica, quando si rispetta la drammaturgia del libretto e così si può fare qualsiasi cosa senza problemi. Sì. Ecco, invece un qualche costume che ti piaceva che lo volevi portare via con te e c'è stato oppure non ancora questo colpo di fulmine? Sì. No, devo dire che no, ho avuto anche qui. Se penso, beh, determinate produzioni di Tosca che ho fatto, anche l'ultima che ho fatto a Palermo, c'erano dei costumi meravigliosi, veramente. Di Zito, il costumista si chiama Zito, è meraviglioso, meraviglioso, veramente degli abiti stupendi, come quelli di Artemio Cabassi che ho indossato in una Tosca a Piacenza, veramente uno più bello dell'altro. E devo dire che sì, finora. No, ma anche per esempio, anche quelli che ho indossato nella Traviata dove facevo Flora, alla Scala, la Traviata della Cavani, cioè degli abiti che sembrava di stare nel Gattopardo, ecco per intenderci. E sì, ma anche gli ultimi in questa Fedora, cioè veramente io anche qui, veramente ci tengo anche a dire di come le varie figure che compongono, ecco, insomma, che servono e che creano
uno spettacolo come quello dell'opera siano veramente importanti, e i costumisti hanno un ruolo veramente fondamentale, perché poi hanno anche l'occhio per capire la fisicità che hanno davanti, cercano di valorizzare, magari di nascondere il difettuccio o qualcosa. E quindi è una cosa veramente, secondo me, sì, preziosa, ecco, insomma, sì. Okay, sì. E invece tu, un soprano può avere un personaggio preferito? Oppure no? Bah, sì, sicuramente, però, ecco, io non so se ho un personaggio preferito, perché solitamente mi innamoro dell'eroina che sto interpretando nel momento. È proprio una cosa che è più forte di me, perché ogni volta che appunto interpreto un nuovo ruolo mi innamoro del personaggio che faccio, e quindi questa cosa mi aiuta molto. È ovvio che ad alcuni sono più legata, magari anche proprio per importanza di debutti, di cose. Cioè, io penso Tosca finora è uno dei ruoli che mi ha dato veramente grandissime soddisfazioni, alla quale ho legato veramente i debutti più importanti del mio percorso finora, perché è stato il ruolo che ho debuttato nel 2013 al termine del corso a Spoleto. Poi ho avuto la fortuna di interpretarlo in Giappone, in un festival a Nagoya, poi ho fatto al Teatro alla Fenice, ho avuto la fortuna di cantarlo a Piacenza con colleghi meravigliosi come Francesco Meli e Luca Salsi, diretta da Sesto Quatrini. Poi ho fatto la Tosca bellissima di Tokyo, questa Palermo. Cioè, insomma, devo dire che sono molto legata, ecco, a questo personaggio. Adesso, fresca appunto di Fedora, ti posso dire che per me Fedora è bellissima e mi ci immedesimo moltissimo, ecco. Sì. Ma fra un po' che devo riprendere in mano il Trovatore, perché dovrò ricantarlo a Piacenza, dico no, no, Leonora è la mia. E quindi sono un po' così, ecco. Ecco, invece non so se poi può coincidere col tuo personaggio, diciamo, preferito, però ti è mai capitato in scena, in una tua interpretazione, di coinvolgerti talmente tanto, di emozionarti fino ad arrivare alle lacrime mentre cantavi? Ti è mai successo oppure no? Sì, in Suor Angelica. Suor Angelica, ok. Sì. In Suor Angelica non finivo occhi asciutti. Quella mia... No, devo dire che anche negli altri ruoli, dato il mio repertorio non proprio allegro e brillante, ecco, insomma, perché ahimè, diciamo che resto viva in pochissime opere, ecco, di quelle che ho in repertorio io. Però Suor Angelica è quella che onestamente mi ha messo emotivamente più alla prova, ma io credo che per qualsiasi donna sia così, ecco, insomma, data anche la tematica e comunque il tipo di scrittura che ha. Poi Puccini, per fortuna, una volta che la fa morire, lei è morta, quindi può anche piangere lì nascosta in palcoscenico, però devo dire che veramente mi ha... Sì, quando l'ho debuttata quest'anno, non finivo ad occhi asciutti, ecco, insomma, non finivo ad occhi asciutti. Sì, Angelica. Sì. Allora, un po' il tuo rapporto con il teatro. C'era una frase di Claudio Abbado che diceva che il suo momento più intenso in teatro era quella frazione di secondi che divideva l'ultima nota suonata dagli applausi. Invece quando è che tu ti senti Chiara Isotton in teatro, a tuo agio, profondamente immersa in quella realtà teatrale? Questa è una bellissima domanda. No, invece per me... Io sto pensando a quel momento in cui, quella frazione di secondo in cui, cioè, fra la fine dell'accordatura dell'orchestra e l'applauso che accoglie il direttore quando entra. E di solito noi siamo lì già, insomma, dipende dall'opera, magari, beh, io sì, perché ho una piccola mania di arrivare in palcoscenico con largo anticipo, ecco, mettiamola così, perché mi aiuta appunto a concentrarmi e soprattutto a entrare nel personaggio che vado a interpretare. Però devo dire che, ecco, in quella frazione lì io credo ho un sentimento contrastante, nel senso che è fra il panico, ovviamente, di dire ma chi me l'ha fatto fare, e invece il vero sentimento che è io sono dove devo essere, questo è il mio posto. Quindi sì. Bellissimo, cioè, proprio da rimanere senza fiato, quei minuti prima della... Cioè, sì, è una pressione, io sento l'orchestra che accorda
E poi c'è proprio quel momento di silenzio che precede l'ingresso del direttore, e lì dico: ok, ci siamo perché adesso inizia, non posso più tirarmi indietro, però ci siamo anche e dico: ok, io devo essere qui, questo è il mio posto. Cioè, tu me l'hai detto, io sentivo i suoni che tu hai detto, bellissimo. Proprio, cioè, mi sono coinvolta tantissimo perché è bellissimo quel momento lì dell'orchestra, è vero, hai ragione. Molto, molto bello. Molto... Ma tu sei scaramantica prima di di una performance, hai qualche rituale, anche se non lo vuoi dire, però. Ma razionalmente ti dico di no, ma in realtà sì, ma in realtà sì, ovvio, come tutti noi, Ok, quindi non è vero, ma ci credo. esatto, è proprio quello, ma non si sa mai, però lo faccio perché tanto non costa nulla, no? Ecco, un pochino sì, un pochino sì. Diciamo ecco, sì, sono molto, molto metodica, quando devo cantare, quindi ho i miei step, ecco, che devono essere sempre quelli prima di e devo fare quelli, ecco, sempre. Mi aiuta anche a trovare una serenità, una concentrazione, ecco, questo sì. Certo, cioè, ora una domanda un po' più leggera, ci avviamo alla conclusione. Ti chiedo, se avessi l'opportunità di fare un aperitivo con un compositore, chi sceglieresti e perché? Ah, oh, ecco, vedi, è quello che io penso di avere la macchina del tempo, invece. Ma allora, questa è una domanda. No, nel senso che vorrei un po' con tutti quelli con cui cioè, dei Sì, quali capisco. eseguo le opere, perché comunque avrei qualche domandina specifica da fare, ecco. Però, onestamente, penso che sceglierei Puccini. Sì, mi piacerebbe tantissimo farci un aperitivo insieme, ma perché comunque, insomma, non lo so, credo che sarebbe molto interessante, ecco, poterlo conoscere così. Bello. Poi tra l'altro un'altra domanda sempre curiosa. Sì. Voi in Veneto avete una pasticceria buonissima. Hai mai pensato di associare un dolce a qualche personaggio da te interpretato? Oppure no? Ti è mai capitato? No, onestamente questa No. cosa non ci ho mai pensato, non ci ho mai pensato e potrebbe essere un'ottima No, non ci ho mai pensato questa cosa, però veramente un'ottima idea, veramente. Non, per esempio una tosca, tu a quale dolce tipico veneto lo accosteresti? Un Aia, questa, personaggio un beh, po'. Tosca è romana, quindi si fa anche un po' fatica, che in realtà Tosca dalle fonti parrebbe veneta, però comunque, non lo so, non lo so, perché sceglierei un dolce magari un po' deciso, però allo stesso tempo molto semplice, perché comunque, per esempio, la Tosca comunque, sì, è diva, ma è anche una donna no normale, ecco, insomma. Quindi, no, su questa cosa ci devo ragionare, su quale dolce potrei abbinarci la Tosca, ecco. Dai. Grazie per lo spunto. Ma mi fa Grazie. piacerissimo. Chiara, ci sono eventi futuri che ti vedranno protagonista, a parte qualcosa già c'è detto, che ci puoi dire, ovviamente. Sì, certo. Beh, adesso mi aspetta un periodo dove avrò delle cover da fare, poi sarò a Piacenza per il Trovatore, mi pare fine febbraio, inizi marzo, e poi no, ci sono delle cose che non posso dire, ma ci sono delle cose bellissime in arrivo che appena si ufficializzeranno sarò felicissima di condividere con tutti. E poi ho appunto il debutto come Margherita nel Mefistofele di Boito a Toulouse, e l'amore dei tre re alla Scala e la suora Angelica a Tokyo. Direi che una bella stagione del 23 che mi aspetta. Sì, ovviamente se tu vorrai ritornare per aggiornarci, facciamo una diretta e ti ascoltiamo sempre volentieri. Ma Con tipo parlo piacere. di dirette, diciamo, noi parliamo tramite social. Tu un po' Sì. che idea ti sei fatta dello streaming, dei social, relativamente appunto al tuo settore musicale, l'opera, la sinfonica, la danza? Allora, questo è un bel tema, nel senso che io sono sicura che l'opera e la musica in genere sia, cioè, lo spettacolo dal vivo esista proprio perché viene fatto dal vivo e con un interlocutore presente che è il pubblico.
mi rendo conto che il discorso dello streaming, il discorso di dirette, cose così, sia uno strumento meraviglioso per entrare comunque e dare la possibilità anche a chi non può andare in teatro, ovviamente, di accedere a questi contenuti. Io credo perda molto, che per quanto i tecnici siano bravissimi, però non è la stessa cosa, perché il respiro, il suono e veramente anche solo lo sguardo che si percepisce in teatro non è lo stesso che si prende dalla televisione o comunque da un social. Quindi è un tema sul quale si sta dibattendo moltissimo. Io credo che come in tutte le cose si possa trovare un equilibrio e si possa trovare comunque un giusto modo di affrontare questa cosa. Per esempio, penso ci sono i Berliner che hanno la Digital Concert Hall che è stupenda, trasmettono dei concerti che sono meravigliosi e che magari una persona non riesce ad andare a Berlino a sentirsi ogni volta. Ecco. Quindi da questo punto di vista io credo che lo streaming sia veramente un ottimo strumento. Se io, ecco, quello che io mi auguro è che diventi un incentivo ad andare in teatro fisicamente, proprio perché uno si invoglia e poi però l'emozione vera si prova lì, si prova in teatro. Perché io penso anche certe sonorità quando arrivano di un'orchestra piena, di un coro che canta cioè, in pieno, oppure di certi pianissimi che arrivano e proprio sono dei sussurri, cioè sono delle emozioni che si possono vivere solo dal vivo. E quindi io mi auguro che appunto questi strumenti possano così incentivare il pubblico ad andare appunto in teatro. Sì. Chiara, non so se te l'hanno mai detto, se è la prima volta, non lo so, ma tu hai quella capacità, parli della musica con tanto entusiasmo, ma un entusiasmo talmente genuino e profondo, che io prima, per esempio, tu mi raccontavi dell'orchestra, ho sentito i suoni dell'orchestra, quella pausa, riesci a far sentire l'odore delle stoffe, di quei pianissimi, io riesco a percepirli mentre tu me li racconti, cioè ti No, è mai stata detta questa cosa o... quindi mi fa un sacco piacere, ma perché io credo che se veramente io mi auguro che tutti possano provare nella vita almeno una volta le emozioni che si provano in palcoscenico, cioè si provano in teatro, sia da Vero. spettatore che da esecutore e anche da chiunque ha la fortuna comunque di lavorarci, perché veramente io credo che tutte le figure che vanno a comporre il teatro contribuiscano a questa magia che sostanzialmente si viene a creare. E quindi io sì, credo proprio che poi anche dati i tempi che stiamo vivendo, tutti, insomma, le difficoltà anche che ci sono, no? Così, veramente io credo che la musica sia così, la medicina un po' tutto, veramente. E se per qualche ora le persone possono dimenticare problemi, cose insomma magari poco piacevoli e concentrarsi veramente, lasciarsi trasportare dalla musica che, insomma, penso che sia la cosa più bella di questo mondo. Ecco. Complimenti, veramente è proprio uno scambio anche onomatopeico, non so, anche sensoriale. Il tuo Sì, racconto proprio assolutamente, lo è, lo è. Lo è, sì, anzi. assolutamente. Io sento proprio tutte le cose che tu mi raccontavi, le pause, le ho sentite tutte, cioè come se avessi vissuto il tuo Sì. Va racconto proprio anche bene. visivo. Ho proprio creato le immagini davanti ai miei occhi, i suoni nelle mie orecchie, nella mia mente. Cioè, Mi fa piacere. No, è un complimenti. profumo, non so, veramente è una cosa unica, ma anche anche la polvere che c'è, magari, no? Che uno dice, ma no, ma anche quello è il teatro. Sì. Anche quello è il teatro, oppure, ma veramente, la luce, le cose, cioè sono. E si crea veramente questa magia, si crea questa cosa che io credo che noi interpreti abbiamo veramente una grande responsabilità da questo punto di vista, nel senso che lasciarsi andare lì al servizio di chi ascolta e umilmente veramente portare quel poco che, insomma, cioè quello che possiamo donare, credo che veramente sia proprio, ecco, un'esperienza unica, ecco, questo sì. Sì, infatti quando vado a teatro, cioè, mi piace molto osservare l'orchestra, quegli accordi prima, quell'odore dei velluti, tu me li hai fatti rivivere tutti, tutti, grazie. Bene, grazie. Chiara, l'ultima domanda, forse la più Sì. difficile di tutti. Che cos'è per te la musica? Ah, è la mia vita, è la vita. La musica per me è questo, è tutto, veramente. Perché
ma credo che valga così un po' per tutti, perché se noi pensiamo, qualsiasi momento della nostra vita ha una colonna sonora, no? Quindi noi leghiamo emozioni e a volte la musica ci aiuta anche a tradurre emozioni che non siamo in grado di esprimere magari a parole o nei fatti, e la musica invece sa come esprimerli. E quindi per me veramente la musica è la vita, la mia vita in particolare, ma è vita, ecco. Ok. Chiara, io non ho parole, davvero è stato un bellissimo viaggio nel tuo mondo musicale. Grazie. Grazie mille di aver accettato l'intervista, so che sei super impegnata e No, quindi grazie grazie di aver ritagliato questo piccolo angolo per Opera Classica, te ne sono molto molto grata e super contenta di averti conosciuta. Ma tu hai cantato già al Teatro San Carlo oppure no, mai? a te. Grazie. Il Teatro San Carlo, purtroppo, ancora non ci ho debuttato. Ho avuto la fortuna di cantare in un concerto dove c'erano anche dei professori del San Carlo, lì in galleria a Napoli. È stata un'emozione bellissima qualche anno fa e spero che presto ci sia l'occasione di Wow. debuttare al San Carlo perché è uno dei teatri che è qui È pronto. qui. Io sono napoletana, speriamo di incontrarci allora un tuo debutto. Io me lo auguro e mi auguro che succeda veramente presto Dai. perché ci sarei parecchio. Ecco. Incrociamo le dita. Intanto grazie Grazie. a tutti quelli in chat che hanno Sì. partecipato, che hanno riempito di 100% cuoricini, insomma. Oh, va Davvero. bene, ecco, vedi, grazie. Grazie a tutti. Chiara, grazie ancora. E Grazie a io tutti. ti auguro sempre buona salute e buona musica. Grazie Ciao! di cuore. Ciao, grazie mille. Ciao.